la registrazione dell'incontro, per cui se non volete farvi riprendere, chiudete il vostro video. Lascio la parola a Paola e grazie per la partecipazione. Buongiorno a tutti. Allora, io parto con delle domande. Perché decide di rivedere le indicazioni nazionali del 2012, nate dal lavoro in sinergia tra insegnanti, dirigenti e lavoratori della scuola? Insomma, da quei professionisti che la scuola vivono tutti i giorni? Quali possono essere le motivazioni per modificarle? Necessità di aggiornamento in relazione alle eventuali osservazioni nate dall'applicazione delle stesse in questi anni? O occasione per depurarle degli aspetti sgraditi? E quali sono gli obiettivi che chi dispone dall'alto questa revisione in realtà sta perseguendo? Il quadro complessivo delle azioni compiute, la revisione delle indicazioni nazionali, le nuove linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, il decreto legge sicurezza, portano a supporre che il vero motivo per proporre nuove indicazioni sia legato al cambiamento politico in atto rappresentato dalla conquista del governo da parte della destra. La scelta di una revisione voluta dal ministro senza consultazione va in una direzione opposta al principio democratico della partecipazione attiva che rappresenta il fulcro delle indicazioni nazionali del 2012. Senza tener conto dell'esperienza di chi nella scuola ogni giorno lavora in coerenza con una visione democratica che guardi a tutti e non lasci indietro nessuno. Questo è anche il motivo per cui abbiamo aperto e voglio dedicare a tutti voi la canzone di Fiorella Mannoia, Disobbedire, perché credo che soltanto con la disobbedienza noi potremo resistere a queste azioni. Grazie, do la parola subito a Elena Rigano per iniziare i nostri lavori. Buongiorno a noi e a tutti quanti seguono. Io sono una docente di scuola dell'infanzia da molto tempo e lavoro all'Istituto Comprensivo Giacomo Matteotti di Rivoli. Quando ho iniziato a mettere insieme le idee per preparare questo breve contributo, mi è venuta in mente l'esperienza che avevo appena vissuto nel pomeriggio, l'esperienza di una normale riunione di programmazione in cui ci troviamo a stendere dei testi che spiegano le attività di laboratori specifici. Come ogni insegnante ci teniamo a fare bella figura e quindi cerchiamo una citazione, magari un testo pedagogico da inserire come premessa al nostro testo e ci ragioniamo brevemente un attimo e il testo che ci viene in mente è proprio quello delle indicazioni nazionali in cui troviamo i riferimenti specifici a quello che abbiamo appena scritto e proposto come programmazione didattica. Nelle indicazioni troviamo gli elementi utili a leggere quello che c'è nel contesto attualmente, considerando la dimensione individuale dello sviluppo dell'apprendimento e dell'insegnamento e la dimensione sociale. Troviamo indicazioni pedagogiche, educative e didattiche attualissime. Sì, chiedo scusa. E quindi anche noi ci domandiamo come mai le indicazioni nazionali adesso, proprio adesso, vengono messe in discussione, in quanto continuano a essere un documento in cui la scuola si riconosce. Questo è sicuramente legato al processo che ha portato alla stesura delle indicazioni, che è stato un processo lungo, ampio, che ha coinvolto direttamente le scuole, sicuramente chi era al lavoro in quegli anni lo ricorda. Le indicazioni continuano ancora oggi a raccontare le nostre scuole dell'infanzia. Anzi, forse non sono ancora del tutto realizzate, forse non sono ancora del tutto assimilate e interiorizzate, ci sono ancora spazi di azione da percorrere. Le indicazioni sono da noi amate, anche perché per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, descrivono bene quelle che sono le specificità appunto del nostro ordine di scuola, specificità che riteniamo debbano essere oggetto di continuo riconoscimento e anche di rivendicazione.
appunto, riferendoci alle indicazioni nazionali del 2012, sono evidenziati molto bene alcuni aspetti legati al lavoro della nella scuola dell'infanzia. Allora, è evidente che tutto quello che è dimensione organizzativa ha dei confini dati di risorse, spazi, orari, direttive di tutti i tipi, ma quello che è molto vivo nel nostro ordine di scuola è a muoversi all'interno dei confini dati, cercando di costruire delle dimensioni che sono realmente educative, cioè cercando di costruire le condizioni migliori possibili per quanto riguarda il lavoro dell'insegnante e la vita a scuola dei bambini. Aspetti qualificanti della scuola dell'infanzia sono la strutturazione dello spazio e del tempo. Attraverso la strutturazione dello spazio e dei tempi a scuola si mette in atto un'idea precisa di scuola che si basa su scelte pedagogiche che vogliono consentire ai bambini di compiere esperienze pratiche, fattive, in un'ottica che sia veramente laboratoriale, che faciliti lo scambio, il confronto e l'incontro in un contesto che è totalmente educativo. L'organizzazione dello spazio nella scuola materna è un lavoro importante, pesante, pochissimo riconosciuto. Tutte noi arriviamo da fresche delibere di piani delle attività. I tempi che vengono lasciati, che vengono quasi concessi agli insegnanti della scuola dell'infanzia per allestire le sezioni e i laboratori a inizio anno sono sempre risibili. Noi dobbiamo proprio un po' sgomitare per dire: ma noi quella mattina dobbiamo andare a scuola a mettere a posto, a organizzare gli spazi. È un lavoro che richiede ragionamento, molto tempo. Perché lo spazio va proprio pensato. Qualunque scelta noi facciamo rispetto allo spazio ha comunque una ricaduta sul piano educativo, ha comunque una valenza importante. Lo spazio si articola su categorie come ad esempio pieno e vuoto, dentro e fuori. Su ognuna di queste potremmo parlare a lungo, no? Pensiamo cosa vuol dire stare dentro o stare fuori, chi sta dentro e chi sta fuori nelle situazioni. Rispetto alla dimensione pieno vuoto, faccio semplicemente un accenno. Allora, se io ho un'aula piena di tavoli e sedie e penso ai miei bambini seduti sulla sedia, per cui devo avere almeno una ventina, non avrò lo spazio necessario perché i bambini possano muoversi muoversi nello spazio, e quindi lo spazio non sarà, come invece è descritto e richiesto dalle indicazioni, un contesto dinamico. Il contesto deve essere dinamico perché viene favorito il confronto e l'incontro. Ogni insegnante, ed è chiaro che queste scelte devono essere consapevoli, ogni insegnante mette in atto delle scelte organizzative rispetto agli spazi. Gli spazi parlano, non sono mai neutri, trasmettono l'idea che noi abbiamo delle persone che abbiamo davanti, in questo caso i bambini, e delle relazioni che vogliamo costruire con loro e tra di loro. Stessa cosa per quanto riguarda l'organizzazione del tempo. L'organizzare il tempo a scuola non è solo decidere in quanto tempo i bambini entrano, a che ora faccio lo spuntino, a che ora vado a mangiare, cosa faccio dopo mangiato, a che ora vanno a dormire e a che ora escono, ma è proprio un lavoro che viene fatto di nuovo all'interno di condizioni date. Comunque, ovviamente, noi non teniamo aperta la scuola quanto vorremmo e non abbiamo così tanta libertà di scelta. Anche lì la consapevolezza dell'importanza dell'organizzazione del tempo purtroppo non è così, così presente, soprattutto mi vengono in mente alcuni dirigenti. A me è capitato recentemente che un certo dirigente, nel momento in cui doveva stendere la circolare in cui si scrive a che ora apre la scuola, a che ora si chiude, quando ci sono le uscite, mi telefonasse per dirmi: maestra, ma voi l'intervallo quando lo fate?
E allora lì ti domandi, no? Ti domandi e dici: ma io l'intervallo quando lo faccio? Non lo faccio mai, perché il tempo della scuola dell'infanzia, è un tempo totalmente educativo in ogni momento. L'altra faccia di questa domanda è chiedersi che cosa sia l'intervallo negli altri ordini di scuola, ma quello è un altro tipo di ragionamento. Qual è il senso del tempo nella scuola dell'infanzia? Allora, l'aspetto fondamentale, visto anche la sede in cui siamo, è comunque mantenere la compresenza. Noi siamo la compresenza, per quanto riguarda il nostro ordine, scusate, il nostro ordine di scuola è fondamentale. Siamo attualmente l'unico ordine di scuola che prevede ancora l'esistenza della compresenza. La compresenza, sappiamo, ci consente di avere un rapporto numerico più favorevole, ci consente di realizzare gruppi di lavoro con i bambini eterogenei, omogenei per età, omogenei per capacità, misti, insomma, le scelte sono anche lì differenziate sulla base di chi abbiamo davanti, sulla base di come sono composte le nostre sezioni, della loro numerosità, delle fasce d'età, di come sono rappresentate, e sono funzionali proprio alle scelte educative e pedagogiche che gli insegnanti sono chiamati a compiere e che devono essere appunto ragionate e consapevoli. I tempi nella scuola dell'infanzia, come dicono appunto benissimo le indicazioni, devono essere dei tempi distesi, tempi che consentono l'accoglienza, l'ascolto, ed i tempi, per come sono vissuti dalle maestre di scuola dell'infanzia, a me piace il termine, scusate, non è formale, ma mi piace. Allora, i tempi si estendono in profondità e in prospettiva. Ragionavamo proprio con Martina, con cui abbiamo preparato questi contributi per oggi, in questi giorni, che noi nel momento in cui abbiamo davanti un bambino di 3 anni che magari è in ingresso alla scuola dell'infanzia, in realtà lo pensiamo già più grande, il pensami più grande lì c'è proprio. Quando noi ragioniamo con alcune famiglie rispetto ai famosi no che aiutano a crescere, rispetto alle richieste da poter proporre a questo bambino, in realtà lo pensiamo già un preadolescente, un adolescente, perché i traguardi di sviluppo rispetto alla sua individuazione, rispetto alla sua separazione, in realtà sono, ci dice la psicologia, in realtà sono i medesimi. Non solo, la visione del tempo è ampia anche in orizzontale. Quante volte noi ci troviamo di nuovo a ragionare sulla qualità del tempo che i bambini vivono fuori scuola? Lì bisogna essere sempre molto delicati, non sappiamo mai quanto possiamo spingerci avanti e forse a volte non sappiamo neanche quanto abbiamo voglia di farlo, quanto ci sentiamo di farlo. Quante volte ci sentiamo dire: guarda mamma, forse il tuo bimbo, invece di portarlo a calcio, mi perdonino gli appassionati, magari fargli fare un altro tipo di attività, oppure non fargli fare lunedì inglese, martedì musica, mercoledì arte e giovedì non so più cos'altro, perché questo esserino non ce la fa, non regge questi limiti. Non so io negli altri ordini di scuola se ci sono questi tipi di ragionamento. Da noi sono comunque, alla scuola dell'infanzia sono comunque veramente molto, molto presenti. E il ragionamento sul tempo ci porta comunque poi a dire che la nostra attenzione deve essere, parlando proprio di processi di apprendimento e di insegnamento, non sul prodotto, ma sui processi che si sviluppano in classe e che devono avere appunto il tempo di potersi svolgersi, perché appunto con il tempo, avendo una concezione del tempo come tempo disteso, lungo e ampio, consentiamo ai bambini di mettere in atto una serie di esperienze che non potrebbero fare se noi avessimo in mente di dover raggiungere, magari pure velocemente, un obiettivo uguale per tutti. Quindi organizzare lo scorrere della giornata non è soltanto definire tempi di ingresso, di uscita, la mensa, la turnazione degli spazi, che pure è importante. Ma è, ad esempio, rispetto ai bambini più piccoli, anche definire delle routine
con la consapevolezza che lo stiamo facendo. Le routine, quindi il ripetersi di una serie di azioni abbastanza uguali, anche se poi i contenuti ovviamente variano, trasmette ai bambini più piccoli sicurezza e consente a loro di sviluppare la propria idea di tempo, per cui io arrivo a scuola, faccio alcune cose, poi altre, e poi alla fine viene mamma, e così sto tranquillo. Ragionavo prima ancora sul rapporto con le famiglie, ho detto alcune cose, e questo si collega ad un'altra fondamentale specifica della scuola dell'infanzia, che è la dimensione della cura. Allora, la scuola dell'infanzia è sovente la prima agenzia educativa che le famiglie incontrano nel loro percorso di vita, non solo, sovente è proprio la prima istituzione in cui gli individui, che sono prima individui e magari poi sono coppia, si rapportano con un ruolo nuovo, soprattutto se è il primo figlio, di genitore. Da parte della scuola dell'infanzia, le indicazioni lo dicono molto bene, c'è proprio una presa in carico non soltanto del bambino che va accolto, accompagnato nel suo percorso di crescita, ma molto delle famiglie. Quando noi inseriamo il bambino, di fatto inseriamo, scolarizziamo anche la mamma e il papà. Questo lo dico perché negli anni io ho ragionato sul fatto che in realtà essere insegnanti della scuola dell'infanzia vuol dire svolgere una professione di aiuto, al pari di molte professioni che ci sono nell'ambito sociale. Questo aspetto del nostro lavoro è molto presente ed è molto importante ed è molto faticoso, perché ti porta anche a metterti in discussione molte volte, no? Perché parliamo di relazioni. Ma non è assolutamente riconosciuto. Noi, ad esempio, non abbiamo una supervisione. A noi, se va bene, abbiamo la possibilità di accedere a uno sportello psicologico che ovviamente è pensato sulla discussione dei casi più particolari e magari quelli vissuti come più difficili, ma non abbiamo un supporto nell'essere noi stesse poi supporto in un lavoro di costruzione di relazione tra bambini e gli adulti, e anche nostro con gli adulti. Noi comunque continuiamo a prenderci cura del bambino nella sua globalità, avendo presente tutti gli aspetti della sua crescita, avendo presente le specificità di ogni bambino che va appunto conosciuto per poter essere accompagnato in maniera adeguata, e deve poter vivere l'esperienza a scuola nel benessere e nel piacere, perché soltanto nel benessere, nello stare dentro a relazioni che ti accolgono e che ti riconoscono, relazioni autentiche, solo nel benessere tu riesci a crescere in maniera armonica, come dicono tutti appunto di nuovo le indicazioni, sei disponibile a compiere esperienze, sei disponibile a incontrare e confrontarti con l'altra. La dimensione della cura rimanda a una dimensione di lentezza, appunto alla possibilità di costruire nel tempo un confronto anche con le famiglie. Su questa dimensione della lentezza, che poi ha delle declinazioni specifiche, inviterei a intervenire Martina, che ha altri elementi da proporre. Grazie mille, Elena. Non so, spero che mi sentiate. Bene. Bene, allora io intanto vi saluto, mi spiace non essere lì presente, ma devo prendere servizio alle 12, tanto per tornare, no, alle possibilità che noi insegnanti alle volte ci precludiamo perché siamo un po' in sofferenza anche come personale. Quindi la dimensione della lentezza io oggi purtroppo non me la posso tanto vivere, perché siamo appunto un po' in sofferenza, e quindi alle 12 prendo servizio, però sono molto contenta di essere qui e ringrazio della possibilità che mi è molto utile, perché io quest'anno ho cambiato istituto comprensivo
e sono arrivata a lavorare in un istituto comprensivo dove la scuola dell'infanzia alla quale sono stata assegnata deve essere demolita. Quindi siamo momentaneamente per un paio di anni scolastici alloggiati in locali che sono stati ricavati da ex uffici di una banca. Quindi la possibilità di riflettere sull'importanza degli spazi e dei tempi in questo momento per me e anche le mie colleghe, infatti questa riflessione la vorrò poi portare alle colleghe, è assolutamente importante. Per quanto riguarda la dimensione del tempo, il tempo diluito e dilatato, e di rivedere la lentezza come una risorsa, io spero molto di poterci arrivare, di poterci tornare, perché siamo sempre più sommersi da un ritmo molto veloce, molto frenetico, in cui ci viene chiesto di prendere delle decisioni e di organizzare appunto spazi educativi dove, ahimè, di educativo rischia di esserci ben poco. Noi ci siamo trovate a iniziare l'anno scolastico letteralmente accampate in locali che potevano contenere dei bambini, ma erano privi di contenuto, erano spazi privi di senso. Questo senso dobbiamo cercare di darlo noi. Ecco quindi che trovare, riappropriarsi della lentezza come una risorsa è una possibilità che ci dobbiamo dare per riscoprire come nel perdere tempo in realtà noi acquisiamo del tempo, abbiamo la possibilità di riacquisire il senso di quello che facciamo. Mi premeva insomma leggervi un piccolo estratto dove dice che siamo abituati a pensare ai luoghi come dei contenitori passivi del nostro muoverci e del sostare, cornici silenti del nostro agire. Pensiamo che siamo noi a modificare gli spazi, a dare loro una forma o un'altra, ma è altrettanto vero che sono poi gli spazi a dare una forma a noi, perché noi siamo le cose che abbiamo abitato, i posti e le luci, gli odori dei paesi in cui abbiamo vissuto. I luoghi sono vivi e ci entrano dentro e possono dare appunto forma ai nostri sogni, insinuarsi nell'animo con le loro atmosfere e le loro storie. Questo per dire che il tempo che dedichiamo a costruire degli ambienti adatti e ricchi di senso danno delle possibilità educative e relazionali che altrimenti non potremmo avere. Ecco quindi che attraverso un tempo lento noi riusciamo a dare valore ai dettagli, riusciamo a cogliere i dettagli e ci concediamo il tempo per pensare e di conseguenza agire con un significato. E possiamo anche acquisire dei nuovi punti di vista per non ripetere sempre in modo quasi automatico, come degli automi, delle azioni che poi appunto magari non hanno neanche troppo senso. E per questo motivo noi sappiamo che nella scuola ci sono velocità diverse, ogni bambino è un mondo a sé, noi parliamo di bambini, ma ha più senso parlare di bambino perché ognuno ha la propria caratteristica. L'aspetto sul quale faccio più fatica come insegnante, ma credo noi come insegnanti di scuola dell'infanzia facciamo più fatica, è quello di pensare che tutti i bambini nello stesso momento, facendo la stessa cosa, possano raggiungere in un tempo X lo stesso risultato, preferibilmente anche che rientri in un certo standard, no? E questo non ci permette di vedere le specificità di ciascun bambino. Quindi mi piace sempre pensare alla pedagogia della lumaca di Gianfranco Zavalloni, no? Che ci riporta proprio a questo concetto del perdere tempo. C'è un passaggio del suo libro molto bello in cui dice: beh, se iniziassimo a perdere tempo guardando le nuvole e lasciarci trasportare da questa osservazione e vedere cosa capita. E alle volte sottovalutiamo queste possibilità perché siamo sempre alla rincorsa di un obiettivo altro, ma gli spunti ce li danno proprio i bambini.
E la scuola dell'infanzia, almeno per come l'ho conosciuta io e per come vorrei che orgogliosamente continuassimo a difendere, la scuola dell'infanzia per definizione è una scuola inclusiva che raccoglie ed è in grado di raccogliere tutte le velocità, perché proprio per gli spazi organizzati e i tempi diluiti permette a ciascun bambino di dedicarsi a un interesse, a lavorare in modo concentrato su un lavoro che magari è diverso da quello del vicino, per raggiungere il risultato, l'obiettivo e lo sviluppo e educare, cioè proprio tirar fuori da ognuno il meglio che si possa raggiungere. Ed è poi questo il significato vero della parola inclusione, no? Io sono un'insegnante di sostegno, lavoro da 18 anni e da 15 sono insegnante di sostegno. E sulla parola inclusione, spesso abusata, ci sarebbe veramente anche qua un mondo da aprire, no? La scuola dell'infanzia è appunto una scuola inclusiva proprio perché non integra, non include al suo interno bambini con disabilità e basta, ma permetterebbe, se ci venissero date le possibilità di lavorare con questi criteri, permetterebbe veramente a ciascun bambino di arrivare allo sviluppo massimo delle proprie potenzialità. Per quanto riguarda l'aspetto dell'inclusione degli alunni in situazione di disabilità, la scuola dell'infanzia, per questa sua organizzazione specifica, è assolutamente lungimirante e funzionale come modo di lavorare. Tant'è vero che nelle scuole, per esempio senza zaino, anche primarie e scuole secondarie di primo grado, le più illuminate, le scuole secondarie di secondo grado che iniziano ad affacciarsi a un'organizzazione di spazi e tempi più simili alla scuola dell'infanzia, permettono appunto che ognuno abbia le possibilità di dedicarsi ad attività che vengono o concordate con l'insegnante o, nelle situazioni che lo permettono, addirittura scelte in autonomia dall'insegnante, dall'alunno stesso. Quindi l'insegnante di sostegno nella scuola dell'infanzia riesce ad inserirsi molto più facilmente rispetto ad altri ordini di scuola nel processo, diciamo, anche didattico, perché c'è uno scambio che avviene in maniera molto più automatica tra docente curricolare e docente di sostegno. Quindi questa interscambiabilità tra docenti permette realmente che l'insegnante di sostegno possa essere un insegnante di sostegno per la classe tutta. C'è da dire che l'insegnante di sostegno è un ruolo sempre più delicato, per il quale si richiede una formazione sempre più specifica, e che a volte può affaticare anche molto chi ricopre questo ruolo, c'è al tempo stesso anche molta solitudine e questo è causato da diversi fattori, perché spesso non è detto che si trovi un ambiente positivo, poiché la formazione alla quale accediamo a questo lavoro è diversa per ciascuno di noi, non tutte le docenti, i docenti arrivano con lo stesso background culturale e formativo, quindi questo crea delle differenze. Si parlano quindi lingue diverse, siamo circondati da colleghi, ma non riusciamo magari a comunicare tra di noi. In più, quando si ha a che fare con delle disabilità pervasive o comunque disabilità molto faticose a livello fisico, a livello psicologico o in contesti sociali faticosi e anche a rischio, può capitare di andare quasi in fusione con queste situazioni, no? Quindi rischiare di identificarsi quasi nel bambino o nella disabilità o nella situazione di profondo disagio e di perdere quella che è la propria identità. Quindi anche come raccontava prima Elena, manca anche un supporto psicologico adeguato, il rischio di burnout è molto alto.
E in più ci sono poi le difficoltà anche personali, di sensibilità diverse, quindi non è detto che tutte le colleghe, tutti i colleghi siano in grado di sostenere una fatica emotiva rispetto a delle situazioni molto delicate, che possono essere situazioni in cui ci sono presenti dei sospetti di abusi o dei maltrattamenti. Quindi sono sempre temi che però esistono e ci circondano, soprattutto nelle realtà, insomma, a rischio, e per i quali serve una preparazione sempre più specifica e mirata. In più, faccio una piccolissima parentesi sulla parte relativa alla documentazione, alla burocratizzazione anche di questo lavoro. Spesso siamo sommersi da modulistiche da compilare, per le quali io, tra l'altro, cioè, io le vedo sempre come una grande risorsa perché scrivendo siamo in grado di far permanere le idee e di trasmettere una documentazione, di trasmettere a chi viene dopo di noi, perché sappiamo che il turnover è anche elevato, riusciamo a trasmettere in modo oggettivo delle informazioni importanti. Il problema è che, per esempio, il Piemonte, io non mi stancherò mai di dirlo, per 15 anni ha lavorato sul modello ICF di PEI, di piano educativo individualizzato, che è stato un esempio, ma veramente lungimirante, ed è stato spazzato via dal PEI nazionale. Bellissimo che a livello nazionale ci sia finalmente un PEI unico, però i codici ICF, per esempio, che garantivano un linguaggio universale riconosciuto e oggettivo, è stato completamente spazzato via. Quindi anche lavorare per disfare è poi frustrante, genera frustrazione soprattutto da chi cerca di difendere con orgoglio anche una professione, perché il docente di sostegno è un docente specializzato, o meglio, dovrebbe esserlo, siamo delle mosche bianche. Nel mio istituto siamo in due specializzate su sostegno di ruolo, tutto il resto è turnover di persone che magari ce la mettono anche tutta, ma arrancano, faticano ed è un sistema affaticato, appesantito, perché se tutti gli anni il referente per l'inclusione deve rispiegare dal punto zero come si fa tutto, e nel frattempo devi anche accogliere i bambini di 3 anni, magari in aggiunta anche in uno spazio non funzionale, allora va a cadere tutto quello che ci siamo detti prima. Quindi l'incontro di oggi io spero che serva anche per sensibilizzare noi tutte lavoratrici, mi permetto di parlare al femminile perché tendenzialmente siamo tutte donne, purtroppo, in questo ambito, di riappropriarci di quella che è la nostra identità professionale e di scuola. E faccio ancora un ultimo appunto di come appunto alla scuola dell'infanzia spesso le famiglie si approcciano per la prima volta nei confronti di un'istituzione e la scuola dell'infanzia è proprio quel momento in cui alle insegnanti spetta di dire anche c'è qualcosa che non va. È vero che ogni bambino ha i suoi tempi, ma è vero anche che il tempo da 3 a 6 anni è il tempo della semina. Quindi, se noi non abbiamo l'occhio un po' clinico e professionale per sottolineare delle criticità e delle fragilità, il tempo della raccolta non ci sarà. Quindi, io ribadisco l'importanza di avere un occhio allenato all'osservazione e che sia poi funzionale ai colloqui che si faranno con le famiglie per sottolineare dove ci sono le fragilità e di rivolgersi, se necessario, ad uno specialista. Non sono per forza per le etichette diagnostiche, io vedo però nell'etichetta diagnostica, nelle diagnosi precoci, delle possibilità. Quindi la diagnosi non vederla come un punto di arrivo, ecco bene, abbiamo appiccicato una bella etichetta diagnostica sul nostro bambino che ci fa tanto disperare, abbiamo finito il nostro lavoro, no, quell'etichetta diagnostica ci serve per ripartire e dire ok, la situazione è questa, la criticità è questa, le possibilità però sono queste altre e da lì ripartire. Se noi vediamo la diagnosi come una possibilità di ripartenza, allora abbiamo fatto e stiamo facendo un buon lavoro. Se vediamo la diagnosi come un punto di arrivo, possiamo
mi permetto di dire, smettere di fare questo lavoro, perché la scuola dell'infanzia è un rilancio verso il futuro, è veramente uno slancio. E a questo proposito ripasso la parola a Elena, perché su appunto le caratteristiche della scuola dell'infanzia ci siamo dette che sarebbe bellissimo riportarle nella vita di tutti i giorni, no? Riappropriarcene anche nella vita di adulti e di educatori. Grazie. Raccolgo immediatamente l'invito e l'assist che ha fornito Martina rispetto, ad esempio, all'organizzazione dei colloqui. Allora, se noi ragioniamo sulle dimensioni specifiche della scuola dell'infanzia, organizzazione dei tempi, dello spazio, la cura della relazione, ci viene subito in mente la difficoltà di trovare i tempi sufficienti a svolgere al meglio il nostro lavoro. Sovente noi dobbiamo discutere con i colleghi della primaria, della secondaria, dobbiamo discutere con i collaboratori del dirigente, dobbiamo discutere col dirigente per spiegare come mai nel piano delle attività noi dobbiamo inserire così tante ore per i colloqui. Ultimamente nella mia scuola la discussione ha avuto questo tono. Perché ipotizzate così tante ore di colloqui conoscitivi con le famiglie dei bambini in entrata? E dove li dobbiamo mettere? Allora, nella 40 lettera A? No, perché non sono quelle quadrimestrali. Mettiamoli nella B, ma sono troppe. Allora, di fatto il nostro orario. Appunto, sì, prevede un certo numero di ore, ma sovente dobbiamo proprio difendere con le unghie e con i denti la possibilità di utilizzare per scopi funzionali al nostro lavoro. Sovente ci troviamo, una volta esaurite le ore di riunione, di collegio docenti, tutto quello che si viene ipotizzato inizio anno, a dover ipotizzare degli ulteriori momenti in cui discutere con i colleghi di che cosa sta succedendo nella scuola, di che cosa devi andare a verificare, di che cosa devi andare un po' a modificare. Noi non abbiamo, a differenza della scuola primaria, le più due. E questo è molto significativo perché purtroppo, ed è questo uno degli aspetti in cui in effetti le indicazioni nazionali andrebbero ancora maggiormente approfondite e realizzate. Allora, noi no, il nostro lavoro di studio, di ricerca, di riflessione è molto poco riconosciuto, conosciuto e riconosciuto, è molto poco considerato. Quasi tutte le scuole dell'infanzia. Quasi tutte le scuole dell'infanzia elaborano come collegio docenti dei documenti che supportano l'osservazione dei bambini, che siano schede o che siano protocolli, anche quando in realtà dalla normativa non ci viene richiesto. Ma appunto l'aspetto della documentazione del lavoro e la formalizzazione di, non, ovviamente non si parla di valutazione, ma la formalizzazione del percorso che un certo bambino ha compiuto, sta compiendo nella scuola dell'infanzia, una volta c'era il portfolio, comunque rimane una dimensione fondamentale. I tempi non sono sufficienti, non sono soprattutto pensati sulle specifiche esigenze della scuola dell'infanzia, per non parlare degli spazi. Noi a volte facciamo proprio fatica a trovare un posto, uno spazio sufficientemente adeguato, ad esempio a realizzare alcuni incontri con le famiglie, a realizzare alcune iniziative che possono coinvolgere anche la presenza delle famiglie stesse. Abbiamo difficoltà a volte anche a ragionare, a trovare lo spazio, organizzativo e il tempo per ragionare anche all'interno dei collegi docenti sulle risorse. Nella scuola, la tendenza è quella di aprire le porte a tantissimi esperti. Quello che noi dobbiamo, ben vengano quando ha senso che ci siano, ma in realtà gli esperti dell'educazione dei bambini piccoli siamo noi, e
E quindi siamo noi a dover fare una selezione e mettere in ordine di priorità proposte e possibilità. La scuola dell'infanzia, come leggete nella slide, deve essere proprio anche lì una scuola di vita, deve essere un ambiente di crescita per i bambini, ma contemporaneamente deve poter essere un ambiente di crescita anche professionale degli insegnanti. Ragionando ad esempio sul piano della formazione, adesso noi siamo chiamate in questi periodi a formarci tantissimo sull'aspetto della tecnologia e del digitale, va bene, però quale ricaduta poi io ho rispetto a questo, a questa dimensione formativa, rispetto al mio lavoro con i bambini e rispetto alle possibilità di confronto e di crescita professionale insieme ai miei colleghi. L'idea che sottende questo mio discorso è che appunto la crescita professionale non sia un percorso individuale che mette gli insegnanti su un piano di competizione, ma deve essere la crescita di un team, la crescita di un gruppo. Questa è un'esigenza che nelle scuole avvertiamo, continuiamo ad avvertire, ed è per questo che sovente abbiamo appunto bisogno di inventarci la riunione, il momento di confronto anche, diciamo così, in una dimensione un po' extracontrattuale, nel senso che aggiungiamo. Bisogna ricominciare intanto ad avere consapevolezza e chiarezza di idee rispetto al fatto che comunque gli spazi di discussione, gli spazi di decisione che siano interni al nostro ordine di scuola e che comprendano anche gli altri ordini di scuola, devono essere utilizzati, devono essere occupati. Noi viviamo ormai la prassi di collegi docenti con 14, 15, 16 punti all'ordine del giorno, dove non c'è minimamente lo spazio e il tempo per discutere, perché si tratta semplicemente di approvare una delibera preconfezionata una dopo l'altra. Bisogna riprendere laddove l'abitudine si è persa e consolidare questa abitudine, alzare la mano, chiedere la parola, chiedere di mettere in discussione le cose, chiedere di capire perché, se esiste una proposta, la proposta è stata articolata nei termini in cui viene esposta. La crescita democratica, che a noi continua a stare a cuore, delle nuove generazioni, deve coincidere con la pratica democratica nostra e può coincidere con la nostra pratica democratica, ma siamo proprio noi a dover rivendicare e continuamente agire il ruolo delle persone che partecipano attivamente, consapevolmente, con la dovuta informazione, con la dovuta curiosità. E anche con a volte l'umiltà proprio del poter alzare la mano e dire: scusate, ma perché questo viene proposto così? Ma perché sulla formazione mi viene chiesto, mi vengono poste alternative tipo: vuoi formarti sull'intelligenza artificiale piuttosto che la robotica o piuttosto che non so cosa altro di digitale? Perché le scelte sono queste? Perché non c'è altro? Dobbiamo veramente riprenderci gli spazi che sono coerenti col nostro ruolo di essere comunque educatori. Attualmente la scuola dell'infanzia è oggetto di appunto nuove normative e ragionamenti, in particolare rispetto a una dimensione che al momento ci inquieta un po' ci stimola, un po' inquieta, che è il sistema 06, su cui parla di nuovo Martina, perché riduce le esperienze formative. Sì, grazie.
Sì, esatto, come diceva Elena, le nuove sfide che ci attendono riguardano molto probabilmente il sistema integrato 06, di cui io sono una decina d'anni che ne sto sentendo parlare, o comunque formazioni 06 sono almeno una decina d'anni che nella mia provincia si stanno facendo, ma anche qua sembra un po' sempre il giorno della marmotta, no? Ogni volta si rivive lo stesso giorno, lo stesso momento, lo stesso argomento, ma adesso sembra che qualcosa stia prendendo piede, soprattutto per quanto riguarda quegli edifici scolastici che devono essere demoliti, e a fronte delle ricostruzioni si prospetta la costruzione di poli integrati 06. Come diceva Elena, un po' ci stimola, un po' ci intimorisce, non è solo per paura dell'ignoto, ma perché insomma, i timori sono più che fondati, soprattutto per quanto riguarda anche le differenze tra lavoratori e lavoratrici che ci sono attualmente. Quindi non si capisce se ci saranno delle soluzioni ibride, se ci saranno come si dice, dei meticciamenti, no? Tra situazioni private e situazioni pubbliche. Quindi al momento molti nidi comunali sono appaltati a gestioni di cooperative, le scuole dell'infanzia alcune sono comunali, le scuole dell'infanzia alcune sono pubbliche e statali, insomma c'è molto caos, e in questo caos a noi docenti durante le formazioni fanno fare dei grandi ragionamenti e dei grandi voli molto romantici sul ragionamento che riguarda più che altro l'organizzazione degli spazi. Tutto bellissimo, però poi quando nella realtà poniamo le domande del sì, però va bene tutto, ma operativamente dove ci collocherete? Lì poi non si sa nulla. Quindi, al momento, per quanto riguarda la formazione che stiamo facendo noi docenti, vediamo delle formazioni basate sul nulla. Diverso sarebbe se ci fosse una coprogettazione, no? Quindi tecnici e docenti insieme, e si lavora su dove andremo a fare che cosa, con quale personale e in che modo verremo insomma, assunti, in che modo dovremo lavorare, anche per non creare troppe differenze in una situazione dove di differenze ce ne sono già tante, moltissime. Quindi è un gran mistero per adesso, almeno per noi insegnanti è un gran mistero. Ci troviamo spesso come docenti di scuole dell'infanzia chiamate da coordinatrici pedagogiche dei servizi 03 e 36, che però di fatto non sono. Hanno ricevuto il mandato magari dagli uffici comunali, però noi come lavoratrici delle scuole dell'infanzia pubbliche e statali non riconosciamo questa figura. Quindi nelle piccole province magari queste formazioni, questi coordinamenti iniziano a nascere perché ci si conosce un po' tutti. Nelle realtà un po' più grandi c'è questo sguardo di diffidenza per cui ma tu non sei la mia coordinatrice, vai a coordinare i nidi. Dall'altra parte le educatrici dei nidi invece guardano con molta speranza verso la scuola dell'infanzia perché vorrebbero venire verso un mondo lavorativo che a loro sembra più sicuro. La realtà dei fatti è che c'è una grande nebulosa attorno anche a questo progetto integrato 06, però è una realtà che c'è in qualche modo e dobbiamo affrontarla. Volevamo, non so se Elena aveva ancora delle cose da aggiungere. Aggiungere no, raccolgo questo di nuovo le cose che tu hai detto rispetto allo 06. Hai detto appunto, abbiamo parlato un po' della preoccupazione che viviamo rispetto a queste nuove normative. Una delle preoccupazioni che un pochino ci pervade è che, trattandosi di sistema integrato, in realtà le proposte che possono essere legate a questa nuova ridefinizione di un percorso pedagogico del sistema 0.06, la preoccupazione è che tutto diventi un po' una vetrina per le realtà private, mentre l'idea comunque di costruire uno spazio, un tempo educativo specifico
per queste fasce d'età di per sé non è una brutta, non è un brutto stimolo. Tutto fa vedere come poi verrà nella pratica raccolto. Attualmente, per quello che ho visto io nella mia esperienza, i tavoli tecnico-pedagogici costituitisi in capo ai comuni, in alcuni comuni capofila, stanno un pochino viaggiando proprio per percorsi molto, molto differenti. Ci sono appunto le realtà in cui si costruiscono i convegni, i momenti di incontro, di formazione, ci sono le realtà in cui si costruiscono magari gli eventi rispetto a particolari giornate, la prossima è quella sui diritti del bambino, ma poi di sostanza sotto non abbiamo ancora di fatto capito che si sta costruendo. Sicuramente la difficoltà che tu hai espresso rispetto ai ruoli, che il nido abbia la formazione pedagogica e noi non abbiamo una figura in qualche modo equiparabile, sicuramente è già un presupposto che complica un pochino le possibilità di confronto, che andrà in qualche modo affrontato e limitato. Sì, volevo aggiungere solo un'ultima cosa. La scuola dell'infanzia ha delle sue specificità e una sua identità marcata, esattamente come i nidi d'infanzia hanno una loro specificità. L'augurio e l'auspicio è quello che in un sistema integrato 0-6 si mantengano i pilastri e le specificità di questa fascia d'età così ampia, perché da 0-3 a 3-6 ci passa un universo. Quindi l'auspicio è che non si corra il rischio di diventare solo un unico grande contenitore pubblico privato, poi lì si apre un altro mondo in cui mettere dentro dei bambini mentre i genitori fanno le loro cose, ma che diventi una possibilità di riflessione pedagogica rispetto a tutto quello che ci siamo detto questa mattina, ragionando nello specifico sulle varie esigenze da 0 a 6 anni, perché davvero da 0 a 3 c'è un mondo, da 3 a 6 ce n'è un altro, e integrare insieme questi due mondi così grandi è un lavoro immenso. Quindi perciò dico, è certo è una sfida ed è uno stimolo a livello pedagogico molto interessante, dobbiamo tenere alta la guardia per capire a livello organizzativo e normativo come si vorrà attuare questo passaggio. E niente, il nostro augurio è quello di riuscire a lavorare bene e meglio, proprio perché l'obiettivo di una scuola amabile, per citare Malaguzzi, dove possono stare bene bambini, famiglie, insegnanti, non è quello di produrre apprendimento, ma di produrre delle condizioni di apprendimento, quindi un ambiente in cui crescere ed evolvere assieme. Grazie Elena, grazie Martina per i vostri contributi. Io adesso do la parola alla segretaria nazionale Manuela Calza, chiedendole di fare anche delle riflessioni, comunque legare appunto tutti questi argomenti anche all'azione sindacale, oltre delle riflessioni proprio sulla questione delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica. Grazie Paola, ma grazie anche a Cinzia, a Concetta, a Elena, Martina e al segretario generale dell'FLC CGL di Torino, che hanno voluto organizzare questa iniziativa. Un'iniziativa importante perché prima di tutto dà seguito a quello che a livello nazionale abbiamo fatto all'inizio di luglio, un seminario proprio sulle indicazioni nazionali, coinvolgendo tutti i tre segmenti del primo ciclo, scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. E soprattutto questa occasione di Torino ci dà la possibilità invece di fare un affondo sulla scuola dell'infanzia, nella logica che dicevano prima sia Elena che Martina, di riappropriarci dell'identità professionale e dell'identità di
di scuola, perché l'importanza, conosciamo tutti, di un segmento che si colloca in una posizione strategica, sicuramente per costruire dei percorsi in continuità con lo 03, ma anche per mettere i presupposti per un percorso in continuità che direi che è piuttosto 014, mantenendo le specificità che questo segmento che caratterizzano questo segmento. Gli stimoli che sono stati dati proprio anche sul sistema integrato, sul rapporto pubblico e privato, sulla specificità appunto di una scuola che guarda allo 03 ma che deve rimanere ancorata all'interno del sistema di istruzione, quindi del 3.14, hanno offerto tante, i vostri interventi hanno offerto tanti spunti di riflessione, ma vorrei approfondirli, ma oggi mi tocca il compito che ho accettato davvero con piacere di soffermarmi su una delle questioni che inaspettatamente, direi quasi, hanno caratterizzato il mese di agosto di quest'anno, quando il ministro Valditara è intervenuto con la pubblicazione delle nuove linee guida per l'educazione civica. E perché parlarne oggi? In una iniziativa sulle indicazioni nazionali, perché quelle linee guida, se le leggiamo con attenzione rispetto a quello che è l'impianto generale, rappresentano una sorta di anticipazione della revisione delle indicazioni nazionali e delle linee guida relative anche al secondo ciclo di istruzione, una revisione che è già in cantiere da qualche mese, con le preoccupazioni che le colleghe rappresentavano in modo molto chiaro, insomma, nei loro interventi, e che dovrebbe vedere, a detta della commissione incaricata, un grande coinvolgimento delle scuole. Quindi è importante che noi ci avviciniamo a questo momento di consultazione, ammesso che venga messa in atto come è stato assunto l'impegno, appunto ci avviciniamo a questo momento con la consapevolezza di quello che sta succedendo. Perché, come si diceva, se le linee guida per l'educazione civica sono la premessa di quel che saranno le nuove indicazioni nazionali, è evidente che la nostra idea di formazione, di istruzione, di conoscenza, quell'idea laica, plurale, inclusiva, democratica, l'orizzonte planetario di cui parlano le indicazioni nazionali, vengono messe fortemente in discussione a favore di un'impostazione ideologica, identitaria, nazionalistica, individualistica, e di un'istruzione che è subordinata invece a logiche aziendaliste, di mercato, fin dalla scuola dell'infanzia, e quindi incapace di cogliere la complessità del reale e la ricchezza di tale complessità, vedendola anzi come un pericolo da scansare. E che l'educazione civica, come altri aspetti, forse più di altri aspetti connessi ai processi formativi, rappresenta l'espressione di un modo di intendere il contesto sociale, il contesto politico, il contesto culturale in cui ci si trova, ma ancora più si vorrebbe che rappresentasse l'idea di società che si intende costruire, e questo lo dimostra il fatto che nel lungo periodo del sistema scolastico, direi dal dopoguerra agli anni più recenti, si è passati da una declinazione di questa educazione, da uno stampo di carattere più etico morale. Nei programmi della scuola del 45 si parlava di educazione morale civile, in quelli del 55 di educazione morale, insomma, ha una connotazione che è maggiormente connessa invece alle competenze di cittadinanza. Nei programmi dell'85 si parla di educazione delle scuole elementare, di educazione alla convivenza democratica, di studi sociali e quant'altro.
Quindi si passa in qualche modo da una finalità centrata sull'acquisizione di comportamenti corretti, insomma, all'allargamento dello sguardo invece sulla collettività, e questo significa conoscenza, consapevolezza, partecipazione attiva, e in questo io credo che sia fondamentale il ruolo della scuola dell'infanzia, partecipazione attiva e responsabile, e quindi non solo adeguamento alle regole e al principio, diciamo così, del vogliamoci bene. La scuola dell'infanzia, e vengo allo specifico, insomma, e i suoi documenti di riferimento hanno offerto un contributo importante a questo percorso. Mi rifaccio agli orientamenti del 91, dove uno specifico campo di esperienza richiama l'idea che lo sviluppo del senso della propria identità, il sé, si realizza e si completa attraverso la relazione con l'altro, che diventa man mano comprensione dell'appartenenza sociale che a partire dalla famiglia si estende poi alle comunità sempre più ampie. Poi con gli anni 2000 il tema dell'educazione civica, declinata in diversi modi, ha continuato a essere oggetto di interventi e rifacimenti, ma soprattutto per quello che riguarda gli altri segmenti di scuola. Nelle indicazioni nazionali del 2004 si parlava di convivenza civile, in quelle del 2007 c'è un intero paragrafo dedicato alla cittadinanza, poi ci sono le linee guida del 2009 che parlano di cittadinanza e Costituzione nell'ambito dell'insegnamento storico-geografico, sempre in bilico, direi, tra la dicotomia tra educazione e insegnamento. Ma l'idea di un approccio invece culturale all'educazione civica a partire dalla scuola dell'infanzia, un'educazione civica dove la cultura è mezzo e strumento consustanziale dell'educazione, è ripresa e approfondita e ampliata nelle indicazioni nazionali del 2012 e soprattutto nuovi scenari del 2018. Questi sono documenti dove vi è un forte richiamo alle competenze chiave per l'apprendimento permanente, quelle che sono elencate nelle raccomandazioni europee del 2006 e che poi sono aggiornate nel 2018, e sono competenze che il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere. E tra queste appunto competenze chiave per l'apprendimento permanente spiccano, ma senza pretesa di dare chiaramente un ordine gerarchico, le competenze di cittadinanza, e si parla anche di competenze imprenditoriali, una parola che ci fa saltare sulla sedia ma che poi spiegherò meglio, insomma. Le competenze di cittadinanza, intese quindi come capacità di agire da cittadini responsabili, di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, eccetera, eccetera. Per competenze imprenditoriali, invece, si intende, si vengono collocate in una logica che rimanda al bene comune, richiamando in particolare l'articolo 41 della Costituzione, e quindi sono intese come capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Non certo appunto una diciamo competenza imprenditoriale intesa come oggi si vorrebbe declinare, basata sulla valorizzazione dell'iniziativa privata, del profitto, che invece appunto sono aspetti che emergono chiaramente nelle linee guida queste ultime del 2024. Possiamo dire quindi che nelle indicazioni nazionali del 2012 e nuovi scenari del 2018 il tema della cittadinanza si intreccia in ogni dimensione e in ogni problematica culturale e educativa. E nella sezione specifica perché dedicata alla scuola dell'infanzia, tra le finalità, ai tre pilastri che già erano presenti degli orientamenti, negli orientamenti, insomma, identità, autonomia e competenza, se ne aggiunge un quarto, che è appunto cittadinanza. La scuola dell'infanzia quindi è riconosciuta come il tassello fondamentale
per gettare le basi della formazione dell'uomo e del cittadino, che è il compito che la Costituzione repubblicana affida alla scuola, perché la scuola dell'infanzia offre anche agli altri ordini un modello organizzativo, un modello pedagogico e didattico che dovrebbe costituire appunto un esempio virtuoso per tutti gli altri ordini. Nella legge che introduce l'insegnamento trasversale dell'educazione civica per tutti gli istituti di ogni ordine e grado, quella del 2019, la legge 92 del 2019, non ci sono grosse novità per quello che riguarda la scuola dell'infanzia, e soprattutto questo segmento di scuola non è coinvolto nel dibattito che allora divenne molto, molto acceso, molto partecipato, se sia necessario o meno strutturare l'educazione civica come vera e propria materia da insegnare, con precise indicazioni curricolari, contenutistiche, metodologiche, eccetera. Perché nella scuola dell'infanzia, e in questo dicevo il modello organizzativo, pedagogico, didattico, che è virtuoso, è un esempio per gli altri ordini, nella scuola dell'infanzia sono previsti non interventi specifici e ore dedicate, ma attività di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile entro i campi di esperienza, e quindi tutti i campi di esperienza concorrono allo sviluppo di atteggiamenti di cittadinanza competenti. All'interno dei campi di esperienza si affrontano tutti e tre i nuclei concettuali che sono previsti dalla legge, che riguardano quindi costituzione, istituzioni, chiaramente declinati in base all'età del bambino, cultura della legalità. C'è poi l'agenda 2030, di cui parlava anche Martina, mi sembra, lo sviluppo sostenibile, viene introdotta la cittadinanza digitale, e tutto questo viene contestualizzato nella quotidianità. È un aspetto più difficile negli altri ordini, dove la trasversalità si infrange spesso contro la segmentazione oraria e la frammentazione disciplinare. Quindi io credo che alla luce di questo possiamo dire che la scuola dell'infanzia è il luogo privilegiato dell'educazione civica, proprio grazie a una consuetudine didattica che si basa su esperienze di lavoro attivo, attive, partecipate, fortemente contestualizzate nell'esperienza, dove ci sono routine, proposte didattiche unitarie, olistiche si dice, che non sono soggette quindi alla frammentazione oraria e disciplinare. È la scuola dove i campi di esperienza sono tra loro strettamente integrati, ma c'è uno specifico campo di esperienza, il sé e l'altro, dedicato alle competenze personali, interpersonali, sociali, civiche, dove c'è grande attenzione alle competenze relative alla buona convivenza e alla socialità. Che cosa serve? Quello che serve, l'hanno detto chiaramente, insomma, no? Quello che dicevano sia Elena che Martina rispetto al recupero anche di una identità professionale e di scuola, vale anche per l'educazione civica, insomma. Forse serve uno sforzo maggiore per potenziare, per integrare nei campi di esperienza i nuclei tematici previsti dalla legge, che sono appunto la convivenza, la condivisione di regole, la partecipazione attiva, il rispetto dell'ambiente e dei beni comuni, l'uso corretto e, attenzione, non la proibizione imposta dal livello ministeriale, ma l'uso corretto e consapevole del digitale, a seconda di quelle che sono le valutazioni poi degli insegnanti, su questo non bastano certo la buona volontà e la professionalità degli insegnanti di scuola dell'infanzia, perché serve costruire ambienti di apprendimento che dal punto di vista strutturale, e quindi per ambienti di apprendimento e per punto di vista strutturale, penso agli spazi, ne parlava Elena, ai tempi, ne parlava Martina soprattutto, degli strumenti,
degli organici, le ore di compresenza che consentono di lavorare, la riduzione del numero di bambini per sezione, insomma, questi aspetti strutturali che consentano di creare appunto ambienti di apprendimento per sviluppare e agire l'autonomia e l'iniziativa. È evidente che è un discorso di dimensioni, di attrezzature, di sicurezza degli spazi, insomma, anche di presenza, quindi del personale che possa consentire, personale docente, personale ATA, ambienti di apprendimento che consentano sempre alla luce di quelle caratteristiche che dicevo, di attribuire responsabilità individuale di gruppo alle bambine e bambini, che consentano di strutturare spazi e tempi di collaborazione, di dialogo e di condivisione. E allora io credo che sulla scuola dell'infanzia occorra investire. La scuola dell'infanzia deve tornare a essere una priorità nelle scelte di politica scolastica del nostro paese, soprattutto alla luce del fatto che troppi bambini sono ancora esclusi da questo percorso educativo fondamentale poi per il prosieguo degli studi, per il successo formativo e quant'altro, per la prevenzione dell'insuccesso, della dispersione scolastica, degli abbandoni, eccetera. Ma tornando alle nuove linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, quelle appunto che sono state emanate con decreto ministeriale all'inizio di settembre e annunciate alla vigilia di Ferragosto nell'intenzione del ministro Valditara devono sostituire le vecchie linee guida, non ci preoccupa quindi tanto la declinazione di obiettivi e competenze, insomma, che sappiamo rimangono comunque nell'ambito delle scelte collegiali e dell'autonomia scolastica, ma ci preoccupa piuttosto un emergere prepotente di un modello di scuola funzionale a un sistema che tutto subordina all'economia del profitto, di un'impostazione ideologica finalizzata a formare le nuove generazioni secondo una logica, lo dicevamo all'inizio, identitaria, nazionalistica, individualistica, e da questo io credo che noi dobbiamo difendere le nuove generazioni proponendo modelli alternativi. Quindi non un'idea di cittadinanza, perché chiunque vi può dire che anche nelle nuove linee guida per l'educazione civica si parla di cittadinanza, ma noi non intendiamo la cittadinanza nello stesso modo. Loro la intendono come difesa dei confini identitari in senso protettivo rispetto a un'alterità che viene percepita come estranea e in più anzi come minacciosa. Noi intendiamo invece la cittadinanza come idea, come proposta tesa all'allargamento e all'arricchimento dei confini soggettivi. E com'è possibile questo con dei bambini e delle bambine di 3, 4, 5 anni? Beh, io credo che lo sappiate fare e che lo facciate tutti i giorni nelle vostre sezioni, promuovendo un'idea di protagonismo appunto delle bambine e dei bambini finalizzato alla costruzione del bene comune, un protagonismo che si rende possibile solo nel momento in cui li si pensa come soggetti titolari di diritti, come soggetti competenti e si offre loro l'opportunità di essere attivi, di sentirsi capaci, di poter reagire positivamente, attivamente alle proposte e di essere loro stessi propositivi. E siccome nessun ministro, guardate, ha la facoltà di limitare l'autonomia progettuale didattica delle scuole, di ingabbiare la libertà di insegnamento che viene sancita dalla Costituzione, di spegnere l'entusiasmo e i sogni che leggevo nelle parole di Elena e di Martina e che nonostante le condizioni avverse continuano a rendere la scuola dell'infanzia il fiore all'occhiello del nostro paese, io dico che di fronte alla regressione
riflessione pedagogica e culturale rappresentata dalle linee guida per l'educazione civica e presumibilmente delle prossime indicazioni nazionali, come FLC siamo impegnati a sostenere le scuole che intendono dare continuità e vita alle indicazioni nazionali, proseguendo l'esperienza e migliorando l'esperienza maturata nel corso degli anni, continuando quindi a esercitare le proprie competenze professionali nell'ambito delle deliberazioni collegiali e dell'autonomia scolastica, con l'auspicio davvero che l'esperienza e la specificità della scuola dell'infanzia possa diventare un punto di riferimento importante all'interno di tutto il curriculum da 0 a 14 anni. L'impegno è tanto, perché è un impegno che si richiede alle insegnanti di scuola dell'infanzia, rivolto sicuramente ai bambini, alle famiglie, alle istituzioni, ma anche di costruzione comunque di percorsi di condivisione e di progettazione comune con i colleghi e le colleghe degli altri ordini di scuola. Quindi io quello che posso fare è augurarvi buon lavoro e davvero esprimere da parte dell'FLC CGIL tutta la stima, l'apprezzamento per un lavoro che è fondamentale davvero per cercare di costruire le condizioni di un futuro migliore, a partire appunto dai bambini da 3 a 6 anni. Grazie, e ovviamente spero davvero di poter ascoltare fino alla fine i vostri interventi, i vostri contributi, perché io sono in una condizione in cui oggi imparo prima che sicuramente cercare di insegnare qualcosa a voi che non ne avete bisogno. Grazie Emanuela, e grazie a tutte e tre per i contributi che avete dato. Adesso io lascerei la parola a voi che avete deciso di partecipare a questo seminario per domande, riflessioni, osservazioni, dubbi, quello che avrete voglia di esprimere, e cercheremo di ragionarci insieme. C'è qualcuno che vuole rompere il ghiaccio? Perché poi quando si inizia non si finisce più. Anche raccontare eventualmente delle immagini, dei momenti che sono stati evocati dalle parole. Allora, non vedo il nome. No, aspetta. Sveva. Sì, scusate, io intervengo online perché non potevo essere appunto in presenza. Intanto vi ringrazio perché è stato un evento per me formativo e anche motivante, dal momento che appunto la scuola dell'infanzia è sempre un po' la Cenerentola tra i vari ordini di scuola. Rivendico il mio ruolo di insegnante di scuola dell'infanzia e mi chiedo a volte se non sia necessario rivendicare questo ruolo proprio anche all'interno degli istituti comprensivi. Io faccio questo lavoro da ormai 14 anni, ho lavorato in diversi istituti comprensivi e mi sono resa conto negli anni che sia i docenti degli altri ordini di scuola che gli stessi dirigenti purtroppo non conoscono quasi niente della realtà della scuola dell'infanzia, e per questo forse appunto il suo ruolo dire dal quotidiano, quindi proprio dal fatto di essere inseriti in istituti comprensivi che di fatto non ci valorizzano, non sia il caso appunto di iniziare anche proprio da questa cosa qua, quindi anche dalla valorizzazione delle scuole dell'infanzia da parte dei dirigenti scolastici che molto spesso appunto non conoscono le realtà e prendono decisioni in merito alla scuola dell'infanzia un po' per favorire le famiglie, un po' per proprio mancata conoscenza, se si possa in qualche modo risolvere, o se qualcuno ha qualche idea su come risolvere, diciamo, questa questione che io trovo cruciale.
Grazie Sveva. C'è qualcun altro? Intanto colgo l'occasione per una riflessione proprio sulle ultime parole di Sveva, quando parla di favorire le famiglie. In questi giorni mi sta capitando di sentire spesso svolgere il mio compito, che è quello di seguire contrattazioni d'istituto. E durante le contrattazioni d'istituto viene fuori spesso che a fronte di una diminuzione del numero dei bambini che frequentano la scuola di infanzia, cosa tra l'altro curiosa, perché comunque ci sono i bambini che rimangono fuori dalla scuola di infanzia. Però a fronte di questa diminuzione, la soluzione proposta dai dirigenti scolastici è spesso quella di prolungare il tempo scuola, aggiungendo un prescuola e un post-scuola che tra l'altro di scuola sanno poco, perché sono esclusivamente dei momenti aggiuntivi, dei tempi aggiuntivi per facilitare il lavoro dei genitori, cioè il tempo di arrivare a prendere i bambini, ma non vengono inseriti come tempo scuola, è tempo aggiuntivo. Questo svilisce da una parte il senso insegnante della scuola di infanzia, perché se io e non solo e annulla le compresenze, cosa di cui ha parlato Elena, mettendo in evidenza l'importanza del momento della compresenza nella scuola di infanzia. Quindi su questo io veramente abbiamo la possibilità di discuterla. Quando vi chiedo di segnalarci quando queste iniziative, quando queste cose vengono fuori, in maniera tale da riuscire a contrastarle prima che diventino effettive. Eleonora. Dalla sala. Allora, vi chiedo scusa se sono arrivata in ritardo, quindi magari ho perso qualche pezzettino. Ho imbroccato lo sciopero dei metalmeccanici. Sì, no, in realtà quelli nostri sono a Roma, questi erano quelli aziendali, ma sono tanti lo stesso, va bene. Io sono una docente di primaria e da un bel po' di anni ormai sono distaccata su un sindacato. Penso di sì, perché Manuela vedo che fa sì con la testa. Quindi diciamo che parlo un po' sulla porta, nel senso che mi capita spesso di incontrare docenti dell'infanzia e purtroppo mi capita spesso di incontrare docenti che sono convinti che per poter lavorare all'infanzia basti candidarsi, perché di fatto che cosa serve di più, no? Forse l'avete già detto, non lo so, però in questi anni abbiamo assistito veramente a un assalto da parte della qualunque nelle nostre scuole dell'infanzia e anche della primaria. Questi discorsi altissimi che faceva sia Elena che Martina, di condivisione, di collaborazione e di crescita insieme, sono ancora possibili? E riuscite ancora a farli? Grazie. Chi vuole rispondere? Elena. Provo non a rispondere, ma a dire qualcosa sull'argomento.
Allora, i discorsi di confronto e di crescita sono sempre possibili, dipende dai soggetti che intendono, dalla disponibilità dei soggetti ad agirli, non è facile. Nelle scuole dove esistono dei nuclei storici di insegnanti è un pochino più facile, nel senso che le persone che arrivano con i vari turnover vengono poi in realtà di fatto coinvolte in una metodologia di confronto che magari sperimentano la prima volta, sono d'accordo con te, con l'ingresso nella scuola. E bisogna continuare a farlo, anche se è difficile. È vero quello che tu hai detto all'inizio del tuo intervento, che nella scuola è arrivato, diciamo, una varietà di umanità diversamente formata o non formata, e questo in realtà ci fa un pochino ragionare proprio sulla difficoltà, ad esempio, di trovare persone che vogliano fare di fatto l'insegnante, perché nella scuola è arrivato il muratore che aveva un certo tipo di diploma, è arrivata tante psicologhe, allora anche persone che poi al di là della loro formazione, diciamo, formale, giusto per, scusate il bisticcio di parole, hanno poi in realtà percorsi personali di crescita che hanno fatto magari comunque all'interno di attività, di lavori che rimandano alla dimensione educativa, ma è vero che è proprio arrivato di tutto. L'appetibilità del lavoro dell'insegnante è di nuovo una discussione, apre le porte a discussioni più complesse che vanno, appunto, che toccano l'aspetto stipendiale, l'aspetto delle tutele, e su cui bisogna fare, tenere botta, e se si può fare strada. Ok, Martina. Sì, ho sorriso quando ho sentito l'intervento della collega, perché è difficilissimo portare dei temi e alzare un po' il livello delle discussioni all'interno dei nostri incontri, delle nostre riunioni. Io credo di aver avuto la fortuna di aver vissuto da studentessa quella che per me la scuola è, cioè io ho avuto da studentessa, da bambina della scuola elementare, una maestra che al pomeriggio ci leggeva Gianni Rodari, testa sul banco per riposarsi che eravamo stanchi, e lei ci leggeva. Perdevamo tempo, era una scuola lenta. Io sono dell'84, nel 94 facevo le elementari e ho il ricordo della mia maestra delle elementari che non si riempiva la bocca di parole come BES, PDP, DSA. Avevamo un compagno di classe che faticava molto a leggere e noi dicevamo: ma maestra, perché lui non legge ad alta voce? E lei diceva: ma voi non deve interessare se lui legge o non legge ad alta voce, lui legge per come è capace. E ad ognuno preparava quello che adesso si chiamerebbe un progetto educativo individualizzato o personalizzato. Lei sapeva che cosa era il bisogno di ciascuno. Faceva la didattica personalizzata. Quindi chi ha avuto la fortuna, perché mi sento veramente una privilegiata, di aver vissuto la scuola in questi termini, alle scuole medie ho avuto dei docenti che facevano le attività di ore complementari, classi parallele mischiate per gruppi eterogenei, in cui due ore alla settimana si facevano attività interdisciplinari. Quindi alla fine dell'anno portavamo lo spettacolo di fine anno organizzato durante le ore di arte e di musica con i temi di educazione ambientale, ed era il 97, ampiamente all'avanguardia rispetto all'agenda 2030, ma si faceva educazione civica. Io le ho vissute tutte queste cose qui, quindi quello che voglio dire è che poi mi sono ritrovata a fare l'università a Torino con degli insegnamenti corposi, per cui tutta l'ottica anche dell'inclusione, di non pensare, cioè se anche solo banalmente la frase che io mi ricordo: se dovete accogliere un bambino con disabilità, qual è la prima cosa a cui pensate? E una collega disse: beh, a dove accoglierlo? Bene, malissimo, questa è una visione di tipo manicomiale, e dai a parlare giù ore e ore su come l'accoglienza parte dalla conoscenza della persona e non strutturando subito il luogo, insomma tutta una serie di approfondimenti proprio che mi hanno aperto la mente. Quando poi ho messo piede nella scuola ero convinta
di trovare questa scuola, quella che avevo vissuto da studentessa e quella che ho studiato sui libri. Mi si è aperto proprio una voragine sotto i piedi, perché ho trovato una grande povertà di formativa ed educativa e molta poca voglia di mettersi in discussione. Quindi forse chi ha avuto la possibilità di vedere le cose che funzionano o sapere almeno come dovrebbero funzionare ha questo onere di portare un lumicino di luce e dire però forse la direzione da prendere potrebbe essere un'altra, quantomeno provare ad aprire delle discussioni. Io mi sono sempre trovata molto in accordo con colleghe che ormai sono tutte in pensione, purtroppo, perché erano quelle che la scuola dell'infanzia l'hanno fatta nascere, l'hanno costruita, l'hanno vista fiorire e purtroppo sono andata in pensione dicendo mi spiace lasciare la scuola in questo stato, perché la scuola dell'infanzia non è questo scimmiottamento di scuola primaria. A qualche anno fa, ancora c'è qualche collega che lo fa, alcune docenti di scuola dell'infanzia insegnavano le letterine ai bambini perché così arrivano pronti alla primaria, no? Perché c'è anche questa ansia di prestazione, di far vedere che non siamo solo le tate, ma siamo un po' maestre anche noi, no? Come se essere maestre significasse insegnare le letterine alla scuola dell'infanzia. E allora la primaria cosa fai? Li prepari alle medie? Le medie li prepari alle superiori? Cioè, mamma che angoscia, cioè, abbiamo già un mondo atroce fuori, possiamo almeno viverci l'infanzia per quello che è? Un tempo lento e di appropriazione, almeno di capire che cosa mi piace fare e che cosa non mi piace, perché apro e chiudo una parentesi, poi abbiamo dei ragazzini che a 15 anni si chiondano giù dalle finestre perché non hanno neanche avuto il tempo di capire che hanno un valore, anche se sono diversi da quello che gli altri gli dicono. Non stiamo preparando questi bambini ad aprire gli occhi neanche nei confronti di loro stessi. Come possiamo pensare che riescano a stare al mondo? Quindi è vero, il circostante è abbastanza avvilente alle volte, è molto faticoso, sì, però io mi sono lamentata tantissimo a lungo e alla fine mi sono solamente fatta il fegato amaro. Quindi, per quanto ci possiamo sentire dei brutti anatroccoli, forse in realtà siamo solo dei cigni che stanno cercando altri cigni senza saperlo. Quindi, insomma, quello che spero è che in questo momento di brutti anatroccoli, in realtà qui siamo tutti dei cigni che si stanno ritrovando e che cercano di portare un po' di autenticità e di identità, di senso nelle realtà che siamo chiamati a vivere e in cui siamo chiamati a lavorare. Posso dire due cose anch'io, nel senso che credo che sia stato centrato due problemi fondamentali. Uno, il ruolo della scuola dell'infanzia all'interno degli istituti comprensivi, che credo che sia ancora un ruolo che presenta molte criticità, ma proprio perché è difficile far vivere l'idea di un curriculum unitario integrato come valorizzazione delle specificità e non come preparazione al livello successivo. Per cui è vero, sono d'accordo con quello che diceva Martina, spesso le letterine, oppure ti devo insegnare a stare seduto in un banco, insomma. E poi succede la stessa cosa, guardate, nel passaggio tra la primaria e il primo grado. E venendo meno a quelle che sono poi le cose che dicevamo, no? La necessità di costruire degli ambienti di apprendimento che consentano la partecipazione attiva, l'iniziativa, il dialogo, il confronto, lo spirito critico, eccetera, insomma, no? Perché vanno inquadrati, perché dire li dobbiamo scolarizzare significa inquadrarli in questi comportamenti. Questo è uno degli elementi, secondo me, che occorre contrastare proprio con una formazione, con una discussione, una formazione che non può essere calata dall'alto, ma che deve essere costruita all'interno dei collegi dei docenti, insomma, no? Proprio per imparare cos'è un curriculum unitario integrato, insomma. Io credo che questo, verticale, quindi credo che questo sia fondamentale.
E capisco la difficoltà della scuola dell'infanzia, se non altro per il fatto che siete numericamente meno, insomma, no? Quindi è difficile. Ecco, oltre al fatto che noi stiamo così pagando le conseguenze di 20 anni e più di antipedagogia, insomma, no? Quindi che difficilmente si è riusciti ad affrontare la scuola. L'altra questione è quella della scuola come servizio. E allora io non voglio negare che la presenza della scuola dell'infanzia, come quella dei nidi, insomma, no, sia anche un fattore che contribuisce all'emancipazione femminile, a consentire alle donne di lavorare, tutto quello che volete. Ma bisogna ritornare davvero ad affermare invece il valore della scuola come scuola, non come servizio, non come. E in questo non ci aiuta sicuramente la competizione con le scuole non statali, perché è evidente che là dove c'è comunque ci sono delle condizioni di lavoro diverso, meno pagato, dove si tende magari anche ad avere quindi insomma un tipo di lavoro diverso, insomma, si riesce forse a garantire, e questo crea competizione, quello che è appunto l'anticipo, il prolungamento, la scuola dalle 7. Noi dobbiamo ribadire questa cosa, che questi servizi devono essere in capo ad altri, non alla scuola. La scuola i suoi tempi li deve utilizzare per fare scuola. È evidente che una scuola di 40 ore con due insegnanti per sezione, quando va bene, ecco, non può permettersi di ampliare ulteriormente questo tempo scuola con il rischio proprio di trasformarla in un servizio. Prolungo il tempo e chiaramente riduco quello che poi sono gli elementi di qualità, insomma, le compresenze e tutto quello che sapete voi, insomma, no? Quindi è evidente questo che è un aspetto su cui bisogna intervenire. Noi come FLC abbiamo presentato la primavera scorsa una piattaforma rivendicativa che abbiamo chiamato zero precarietà, perché diciamo risponde anche al bisogno di stabilizzare i docenti all'interno dei vari segmenti di scuola. È una piattaforma che riguarda tutta la scuola dai 3 ai 19 anni, ma che in particolare si sofferma su alcuni elementi della scuola dell'infanzia. Perché? Perché noi riteniamo che diciamo così, l'obiettivo di superare la precarietà sia un obiettivo di qualità, non soltanto di tipo occupazionale sindacale, insomma. Quindi da un lato sappiamo che la stabilità del personale consente anche la costruzione e consente una progettualità, diciamo, di larghe vendute e di lunga scadenza, no? Come è necessaria. Ma soprattutto noi pensiamo che sia necessario riassorbire la precarietà, azzerare la precarietà implementando gli organici. Implementando gli organici proprio perché, e lo sappiamo bene, la scuola dell'infanzia, per esempio, è la scuola dove non ci sono mai state le ore di potenziamento. Poi lasciamo stare il fatto che magari anche in altri ordini di scuola ci sono un utilizzo delle ore di potenziamento che è stato svilito da tante cause, ma nella scuola dell'infanzia di fatto non c'è, insomma. Noi quindi siamo partiti da un'analisi della situazione, dove vediamo prima di tutto il fatto che a livello nazionale soltanto meno del 93% dei bambini e delle bambine frequentano le scuole statali o paritarie, quindi mancano all'appello 103.000 bambini. Poi questo significa che quindi è necessario anche implementare le sezioni di scuola dell'infanzia, perché è inutile che dietro l'alibi del calo demografico noi diciamo ma non c'è necessità, perché di fatto noi appunto abbiamo ancora più di 100.000 bambini sul nostro territorio nazionale che non frequentano la scuola dell'infanzia, e quindi è necessario implementare. E guardate, io arrivo da una piccola città che è Piacenza,
dove su 100.000 abitanti ci sono 130 bambini in lista d'attesa. Quindi non è vero che non c'è bisogno di ulteriore sezione di scuola dell'infanzia. Pensiamo che sia necessario, proprio alla luce di quello che dicevano anche Elena e Martina, i tempi, la necessità di tempo, di tempi distesi, e dei tempi lenti e quant'altro, che ci sia necessità assolutamente di completare quelle sezioni che oggi funzionano ancora ad orario antimeridiano. E anche da questo punto di vista noi crediamo che debba essere la scuola che propone dei modelli organizzativi, orari e quant'altro, e non sempre un rincorrere le risposte delle famiglie. Vuoi la scuola dalle 7 del mattino alle 6 di sera, ti garantisco la scuola dalle 7 di mattina alle 6 di sera, vuoi la scuola dalle 9 alle 12 e io ti garantisco la scuola dalle 9 alle 12, no? Quindi in questo modo si svilisce anche appunto la scelta di una scuola rispetto al modello organizzativo, che ovviamente significa variabili pedagogiche importanti, insomma, no? Quindi, e poi crediamo anche che, come dicevo prima, ci sia necessità di un potenziamento dell'organico, anche introducendo i posti di potenziamento, perché questo effettivamente riuscirebbe a dare comunque una maggiore flessibilità organizzativa, consentirebbe di creare anche gruppi di lavoro, insomma, in modo più rispondente a quelle che, sono le esigenze dei bambini da 3 a 6 anni. E guardate, io credo che noi dobbiamo prendere atto di una cosa, che è vero, diceva, non so se Elena o Martina, le educatrici dei nidi guardano alla funzione del docente della scuola dell'infanzia come a un'aspirazione, perché lì si sta meglio, insomma, lì forse si sta meglio perché nella scuola statale soprattutto ci sono delle condizioni contrattuali magari più favorevoli, non lo so, ma di fatto noi passiamo da un rapporto nei nidi tra educatore e bambini che è quanto è di 1 a 5, 1 a 7, insomma, ai rapporti che conoscete voi, insomma. Quindi io credo che noi abbiamo bisogno, anche quando parliamo di continuità, non di assimilare la scuola dell'infanzia al nido, e men che meno di assimilare il nido alla scuola dell'infanzia, ma creare anche una continuità di tipo strutturale di questo tipo. Insomma, non possiamo veramente passare da gruppetti di bambini di 7 alle sezioni di 29 che abbiamo nella scuola dell'infanzia, insomma, perché questo altrimenti poi ci costringe quasi, insomma, a svolgere una funzione di sorveglianza più che di veramente educazione nel senso più profondo del termine. Qui mi fermo. Volevo solo aggiungere una specifica rispetto ai temi della formazione, ne ha accennato ancora adesso Manuela. Allora, è proprio necessario ripartire con un lavoro di formazione che non credo proprio ci calerà mai dall'alto, che attenga proprio alla capacità di discutere su dimensioni di senso. Andare a confrontarsi nei team docenti su tematiche che comunque attengono la tua visione, il tuo modo di vedere la persona, il tuo modo di ragionare su cosa è un bambino, sulle relazioni che vuoi che sia capace a costruire, non è facile, perché comunque ti chiede di mettere te stesso in discussione, e su questo gli insegnanti della scuola dell'infanzia, che appunto sovente si trovano proprio a incontrare situazioni proprio per la fascia d'età che incontrano, situazioni in cui devi proprio ragionare su qual è il senso del lavoro che tu hai da mettere in campo con quel bambino che sta in quella storia, in quel contesto, in quella famiglia, appunto non è facile. Noi abbiamo bisogno di supporto, noi abbiamo bisogno di formazione, o comunque di continuare una formazione laddove ognuno di noi se la sia negli anni in qualche modo costruita, perché altrimenti il rischio qual è? Il rischio è che tutto sommato riteniamo di aver fatto delle cose
di senso perché abbiamo riempito i moduli che ci hanno mandato, perché abbiamo compilato tutta la casistica burocratica delle sigle che ricordavamo prima, il PEI, il PDP, abbiamo lavorato non con i bambini, abbiamo lavorato con i BES, magari anche pensando che sono già un po' di SA. Allora, questo tipo di proposta burocratizzante ha tanti pericoli, perché soprattutto io lo noto rispetto agli insegnanti più giovani o quelle o comunque agli insegnanti che rispetto a discorsi di senso avvertono un po' un senso di vertigine, no? Perché non è facile andare a ragionare su chi sei tu in rapporto a quel bambino, ne ha parlato benissimo prima Martina riferendosi alle specifiche della disabilità. Allora, tutta questa burocratizzazione ci consente, ci offre anche un po' uno schermo, no? Allora, io ho fatto tutto, io ho lavorato bene, mi è stato chiesto questo, mi sono anche confrontata un po' con le mie colleghe, abbiamo anche steso un bellissimo PDP, ok? E dopo che l'ho steso, che risorse ci sono in più per quel bambino? Nessuna. Casomai rosicchio qualche ora di sostegno dall'insegnante che magari è disponibile a lavorare con lui. E quindi a ragionare appunto su dimensioni valoriali di senso è fondamentale, quindi proprio sul piano della formazione a noi sembra che sia importante avere un supporto su questo piano. C'è qualcuno ancora? C'è qualcuno che vuole aggiungere ancora qualcosa? Buongiorno, io sono Eugenia, parlo online anch'io perché sono in una fase che non posso presentarmi. Allora, volevo fare un piccolo intervento perché io, oltre che svolgo educatrice di sostegno per nei nidi di Comune di Torino, sono anche mediatrice interculturale, docente di italiano L2. E, girando così in vari nidi scuole materne, ho visto veramente l'aumento di bambini stranieri, no, di diverse nazionalità, e perciò ho visto anche la difficoltà, no, nel rapportarsi, relazionarsi, capire certi codici culturali, le fortezze. Vi faccio solo l'esempio: durante il Ramadan, il bambino autistico marocchino, in quale difficoltà eravamo con i genitori di spiegare che il bambino non può digiunare fino a 3 di notte o non dormire, eccetera, essendo già un bambino con autismo e in più tutto questo digiuno da fare secondo la tradizione, eccetera. Quindi grosse difficoltà nel relazionarsi che abbiamo affrontato insieme alla responsabile, alle maestre, eccetera. E il fatto che tutti questi, diciamo, i miei ruoli, ecco, di professione che vi ho elencato, sono già cittadina italiana, ma di origini moldava, papà russo, mamma ucraina, perciò io parlo 5 lingue. E quindi da quando c'è la guerra con gli ucraini, ovunque il mio ruolo richiesto molto, sia nella prefettura, Regina Margherita, elenchiamo tutti i posti veramente dove gli ucraini. E quindi coprivo questo ruolo da educatrice di sostegno solo 15 ore, così come ero assorbito con la prima cooperativa che poi ha perso l'appalto, ha vinto la seconda. No, vi faccio i nomi delle cooperative, di secondo chi è di Torino lo saprai tutto questo. Il fatto che quest'anno che sono stata assorbita dall'altra cooperativa mi sono trovata in grosse difficoltà con la dirigente che ha espresso alla cooperativa che io non avevo le funzioni di educatrice sul bambino affidatomi il primo caso, e quindi di sua volontà mi ha spostato un'altra scuola materna dove io non avevo esperienze perché ho lavorato al nido l'anno scorso su una bambina dove i genitori, la mamma era ucraina, papà moldavo, quindi oltre che educatrice sostegno a questa bimba ho fatto molto presente il mio ruolo da mediatrice perché c'era tanto da spiegare a questi genitori, l'inclusione, l'handicap della bambina, sì, e le visite da fare, i logopedisti e tutte queste cose qua.
Invece quest'anno vi dico proprio con il cuore infranto che ho dovuto dare le dimissioni, perché talmente mi sono trovata in questa difficoltà della parte della dirigente a dire alla cooperativa che io non ho le competenze sul bambino, ma anche se lei non è mai stata accanto a me per 2 settimane a vedere e i metodi miei che applicavo nell'educare questo bambino, e le maestre mi hanno detto no, nessuno ha chiesto a noi se tu sei capace o meno, l'economa ha detto che la mamma non è venuta, quindi la dirigente ha deciso con la cooperativa, mi ha spostato un'altra scuola materna, dove mi sono trovata in grossissime difficoltà con 2 maestre nuove, 25 bambini invece, prima erano solo 14 bambini ben inseriti, e quindi veramente i miei 15 ore era facilissimo da svolgere, da capire, da integrarmi, includermi anche io, no, nel tessuto della scuola, eccetera. E quindi alla fine con le mie 15 ore, qua era il caso di 18, quindi le maestre insistevano che io facesse 18, io ero in grosse difficoltà di spalmare il mio orario perché, ripeto, volevo ancora continuare a svolgere, fare mediatrice, l'interprete in tribunale, in prefettura, ovunque mi chiamano. E quindi questa mi ha messo in grossissime difficoltà, l'email che mi è stata scritta da parte della cooperativa che non ero capace di gestire il primo caso, perciò la dirigente mi ha spostato sul secondo. Mi ha fatto sì che ho dato le dimissioni, quindi ve lo dico veramente con un cuore amareggiato che ecco, da un paio di giorni sono a casa, ho dato le dimissioni volontarie, sono andata dai sindacati ovviamente, e questa cosa mi amareggia tantissimo perché, ripeto, sono già cittadina italiana da 20 anni qua, una figlia laureata già con seconda laurea in criminologia e psicologia, che ha vinto quel corso a fare il vigile locale. Mi sembra di essere un esempio modello anche ecco, per le donne, delle per tutto quello che concerne il mio ruolo, no? Da mediatrice, ma io di là già venivo una maestra che ho lavorato 13 anni nelle scuole, quindi ho un background, no, di una cultura dell'est, ripeto, con le lingue che parlo, è possibile che mi sono trovata in questa difficoltà così, con uno stipendio di 500 euro che ero pagata dalla cooperativa, denigrata, sminuita, resa ecco, incapace sul ruolo del primo caso. Quindi veramente mi trovo in questa difficoltà, ripeto, nonostante io ho già fatto i quai 24 CFU, sono nelle GPS, nelle scuole, sul sostegno nei superiori perché ho il diploma ITP, insegnante tecnico pratico, e ho fatto i 24 CFU, quindi mi sono data da fare sul territorio in 20 anni di vita qua, perciò adesso mi sento veramente, dico, ma tutti questi bambini stranieri nei nidi, nelle scuole, tutti questi genitori che non capiscono niente, eppure sappiamo che le nascite dei bambini sono proprio quelle di stranieri che aumentano, no, sul territorio italiano. Come faremo ad andare avanti? Cioè, quali studi, quale formazione, quali interventi bisogna fare per farsi sentire, per farsi capire che non è così che la dirigente che ha il voce in capitolo ha deciso il tuo destino e tu oggi sei fuori contesto? Scusatemi, il mio intervento non è di lamentela, ma è veramente di un confronto, ecco, che vorrei capire cosa si potrebbe fare in più per ridurre, diciamo, ecco, questa situazione così pressante, così veramente mi sono trovata in questa difficoltà e perciò volevo proprio partecipare. Dico, io mi sento tuttora educatrice, maestra di sostegno, non sarà questa dimissione volontaria che precluderà o mi impedirà di andare avanti, andare oltre, cercherò altre realtà perché tanto richieste ce ne sono una marea nei nidi di Comune di Torino, ma sono tutti cooperativi ovviamente e io non avendo la laurea. E rimango così in questa situazione. Vi ringrazio e scusate, non, ripeto, non era tanto una lamentela, ma vorrei un confronto veramente anche a livello umano, ecco, se lo vogliamo proprio dire così. Grazie. Direi che a livello umano hai tutta la nostra comprensione, la nostra solidarietà, ma chiaramente il problema si pone anche dal punto di vista del reclutamento, evidentemente, insomma, no? Per cui io credo che noi abbiamo bisogno effettivamente anche di fare ordine in questa giungla della formazione iniziale e del reclutamento, perché se è vero che il sistema di educazione e di istruzione è un sistema integrato, che quindi comprende anche diciamo, le scuole, diciamo, nell'ambito dello 03 è una grande partecipazione del privato convenzionato o meno, insomma, nell'ambito della scuola dell'infanzia c'è ancora una grossa fascia anche di scuole paritarie, una percentuale molto alta. È anche vero che però le regole, diciamo così, di accesso alle professioni devono essere regole chiare e che garantiscono tutto.
Noi oggi ci troviamo appunto nella situazione paradossale per cui abbiamo bisogno di, e tra l'altro il Piemonte ne è un esempio eclatante, insomma abbiamo bisogno di insegnanti specializzati e in alcune regioni dove poi magari i corsi di specializzazione, i TFA sostegno, partono con un'offerta formativa minima dal punto di vista numerico, insomma, no? Quindi, come anche, ecco, quindi è importante, io credo, che venga regolamentato e che non lasci poi le lavoratrici e i lavoratori in balia di chiunque possa dire tu sei adeguato o meno a questo ruolo, ma che ci sia effettivamente una preparazione iniziale e una disponibilità di professionalità che risponda al fabbisogno dei nidi, delle scuole, eccetera, eccetera, insomma, no? Quindi con delle garanzie anche, appunto, cosa che oggi non vediamo, vediamo nel sistema scolastico quanto si ricorre ancora, per esempio, anche all'assunzione di persone senza titolo, soprattutto nelle regioni del nord, proprio perché oggi l'insegnamento non è una professione che attrae, insomma, non è una professione che chiaramente dà delle prospettive di realizzazione, evidentemente, perché sappiamo quali sono le condizioni contrattuali, sappiamo quali sono, eccetera. Quindi noi crediamo che questo sia uno dei problemi su cui come sindacato siamo chiamati chiaramente a fare delle battaglie, delle rivendicazioni importanti, e lo facciamo chiaramente, ecco, ma io credo che sia necessaria anche un'assunzione di responsabilità da parte dello Stato, da parte delle amministrazioni locali, proprio perché le condizioni di lavoro, dalla formazione al reclutamento, alle, così proprio alle condizioni di lavoro vero e proprio, del rapporto di lavoro, devono essere il più possibile uniformate, e soprattutto devono essere chiare e trasparenti, insomma, da questo punto. Poi c'è l'altro tema, perché dicevi che sei anche mediatrice culturale, quindi assolvi, diciamo così, più, ricopri più ruoli. E anche in questo noi crediamo che sia per quanto riguarda la mediazione culturale, ma anche per quello che riguarda l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione, che sono due funzioni, due profili professionali che sono in capo all'ente locale e sono indispensabili, perché guardate, non so chi diceva prima, noi abusiamo della parola inclusione, è vero, perché l'inclusione è un processo importante, difficile, che richiede fatica e che richiede risorse, altrimenti non si fa l'inclusione. Quindi sia per diversi aspetti, i mediatori culturali, gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione sono delle figure che sono delle professionalità che sono fondamentali ai fini dell'inclusione, e sono delle professionalità che competono all'ente locale, che poi appalta, che poi, ma sono comunque di competenza dell'ente locale. E anche in questo non è possibile davvero che i diritti dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, siano subordinate a quelle che sono le possibilità finanziarie di un comune o quelle che sono le scelte politiche e amministrative di un comune. E anche in questo noi pensiamo che ci vogliano dei parametri chiari di assegnazione, che sia necessario prevedere davvero una regolamentazione anche di queste figure, perché crediamo davvero che il buon lavoro sia assolutamente funzionale e necessario a un'offerta formativa di qualità, insomma. Quindi questi sono aspetti sicuramente su cui ci vuole grande attenzione, ma su cui ci vuole un'assunzione di responsabilità anche da parte, appunto, dei soggetti che sono preposti. Grazie mille, grazie per il suo intervento, veramente mi riscalda il cuore, perché veramente questo è da fare, no? L'integrazione, l'inclusione, da aiutare, perché i cittadini stranieri stanno aumentando e le portavoce siamo noi, quelle che giriamo nelle istituzioni, nelle scuole, nei nidi, nelle materne, proprio per arrestare, no, certe critiche, giudizi di stranieri stessi sull'Italia, non capiscono le regole, non sanno cosa vuol dire, perché, e allora io per spiegarle devo essere prima io, no,
appagata, chiamiamo così, devo sentirmi accolta, devo sentirmi che l'Italia è quella che mi ha accolta e mi ha dato la possibilità, sono cittadina italiana, amo l'Italia, lavoro per le leggi italiane, però quando ecco, ho subito un torto così, credetemi che sono rimasta parecchio ferita e non capita, ma anche dalla cooperativa stessa, perché nonostante io ho fatto emergere il mio curriculum, dico ok, se ritenete che io non sono capace nell'educazione, visto che l'anno scorso invece ho coperto tutti 560 ore della bambina e in più ho avuto 18 CUD come collaborazione occasionale, ripeto, come interprete, mediatrice, docente, ovunque era richiesto, perché io sono un gran lavoratore, a me piace lavorare, non mi sono mai fermata muto, eccetera, eccetera, proprio perché mi piace lavorare. E invece ecco, quest'anno appena solo un mese di questa esperienza e sono ferma a casa, ed è questo veramente amareggia tantissimo, ripeto, con tutto quello che il nostro ruolo concerne e le mie competenze sono richieste ovunque. Non si può rimanere fermi così solo perché una dirigente ha rilasciato il suo parere non fondato su che cosa, non ha visto il mio curriculum, non è stata accanto a me e bimbo, quindi come poteva dire alla cooperativa che io non sono capace o non ho le capacità che poi... Sì, se scusate. Un attimo. Allora, su questi aspetti che sono più legati proprio alla tua situazione lavorativa, ti invito a venire presso le nostre sedi. Noi facciamo consulenza e appoggio, qualora ci sia la possibilità appunto anche di intervenire rispetto a situazioni di questo genere. Quindi vieni a trovarci nelle nostre sedi e affrontiamo insieme il tuo problema personale, anche se capisco il tuo problema personale è sicuramente legato a questo tipo di organizzazione della scuola, ma noi, cioè la difesa che noi facciamo della scuola, non che sia scuola e non servizio, va incontro anche a esigenze di lavoro da parte di, appunto di educatori, di mediatori culturali che potrebbero trovare occupazione in servizi che devono essere però qualificati come servizi. Anche il mescolare il sistema scuola con i servizi di fatto va a negare dei posti di lavoro per coloro che invece i servizi potrebbero nei servizi potrebbero trovare occupazione. Ti invito quindi a venire presso le nostre sedi. D'accordo, va benissimo, grazie mille. In via Padova, giusto? A Torino? In via Padova, ma poi rispetto al tipo di occupazione con le cooperative, la categoria è un'altra, ma appunto se vieni in via Padova ne parliamo. D'accordo, va bene, grazie mille. C'è ancora qualcuno? Prego. Dico giusto due cose che mi sono presa per tutti. Che è quello che ovviamente in questo periodo ci preme di più, al di là adesso dei lavori sulle nuove linee, sulle nuove indicazioni nazionali, quindi sappiamo quanto la FLC a livello nazionale stia seguendo la cosa e quindi siamo pronti a dare le nostre risposte quando avremo le prime bozze di questi documenti. Quindi mi sembra di capire dall'incontro di oggi che, come è stato detto da Elena, da Martina e in modo poi tra l'altro molto dettagliato anche da Manuela, insomma, noi ci atteniamo ad un tipo di scuola dell'infanzia che sia aperta, non vuole assolutamente creare dei cittadini che siano già allineati secondo un modello di scuola che a noi non interessa. Non so se ho perso qualcosa, ma secondo me, o forse io non l'ho sentito, ma secondo me in tutto quanto questo percorso è interessante anche capire qual è il tipo di investimento a livello governativo che viene fatto all'interno della scuola dell'infanzia. Siamo abituati ormai da tempo con la scuola secondaria di secondo grado, con il primo grado, che insomma il PNRR ha dedicato fondi
importanti su due versanti: uno sul tema della digitalizzazione, della formazione, come diceva giustamente anche Elena, e poi anche ci sono degli investimenti che sono legati al miglioramento delle strutture in cui i nostri bambini dovrebbero passare gran parte del loro tempo. Purtroppo questa cosa sappiamo benissimo che se da un lato l'Italia ha due velocità rispetto alla scuola dell'infanzia tra nord e sud, sappiamo anche che gran parte dei fondi che erano stati dedicati al miglioramento delle strutture purtroppo non sono stati erogati nella loro complessità. Perché? Perché i lavori per, da un lato, mettere in sicurezza le scuole dell'infanzia, dall'altro per garantire degli ambienti di apprendimento, no? Si diceva prima, sani, purtroppo questa cosa è ancora molto indietro. Questo è un problema perché nel 2026 i fondi finiranno, quindi la scadenza, la nostra deadline è il 31 dicembre 2026, siamo a fine 2024, sappiamo benissimo che per mettere in regola e rendere fruibile, no, dai nostri bambini, dagli insegnanti e da tutto il personale della scuola gli edifici, non credo che ce la faremo in tempo. Perché faccio questo tipo di osservazione, questo tipo di considerazione? Perché in questi giorni, ovviamente, io sono presidente di Proteo Fare Sapere Torino, ma sono anche un dirigente sindacale che si occupa di contrattazione integrativa nelle scuole, nonché fa anche assemblee frequentissime. E sto girando moltissimo nelle varie scuole che io seguo, e non solo, ma mi arrivano anche moltissime foto dalle nostre RSU nelle quali viene rappresentato quello che sta succedendo adesso nelle scuole. Torino in questi giorni è stata diciamo vittima di 5-6 giorni di pioggia torrenziale, i fiumi sono gonfi e nelle scuole si nuota. Sono scuole dove non ci sono le piscine, ma all'interno degli atri e nelle aule ci sono tantissime bacinelle, tantissimi stracci per la raccolta dell'acqua. Questa cosa ovviamente io l'ho raccolta dalla mia RSU e ovviamente abbiamo sottoposto il problema anche all'ente locale di riferimento che dovrebbe occuparsi di queste cose, quindi ci stiamo muovendo in questa direzione. Ma cosa voglio dire con questo? Abbiamo da un lato un PNRR ricchissimo, dall'altro abbiamo delle strutture che sarebbero dovute essere messe in sicurezza, risistemate, ristrutturate, ma ad oggi, ottobre 2024, questa cosa ancora non è successa. E i bambini non hanno accesso alle sale dove possono dormire, alle aule gioco, eccetera, eccetera. Grazie. Ma questa è un'altra delle vergogne del nostro paese, dove ci sono le risorse e non si stanziano. Si stanziano e non si spendono. E, vabbè, io non entro chiaramente nel merito della realtà piemontese e torinese perché non la conosco, insomma, no? Io credo però che vada fatto anche un monitoraggio territorio per territorio, perché il problema che tu rappresentavi è un problema verissimo. Da un lato c'è questa questione importante del mancato stanziamento di tutte le risorse disponibili e speriamo comunque che poi alla fine si riesca davvero a recuperare da questo punto di vista. Dall'altro c'è il fatto che sono state prevalentemente destinate allo 0,3 più che al 3,6 e che le scuole dell'infanzia, ancora che sono tante, vivono nella condizione di avere degli spazi che non sono adeguati all'offerta formativa. E dicevamo prima, tempo e spazio sono comunque delle variabili pedagogiche, è inutile che lo neghiamo, soprattutto
in tutti gli ordini, direi, in tutti, per tutto l'apprendimento di tutta l'arco della vita, ma a maggior ragione quando parliamo di bambini piccoli, oltre al fatto della sicurezza, oltre al fatto della salute e quant'altro. L'altro problema è però che evidentemente per qualificare la sua offerta formativa della scuola dell'infanzia, penso alla realtà del sud, dove molte scuole ancora funzionano orario antimeridiano, ci sono due elementi che servono le strutture, ma poi servono anche gli organici, perché è evidente che se tu poi non... E in questi due anni purtroppo la determinazione degli organici è stata penalizzante per le scuole dell'infanzia, dove sono stati tagliati dei posti, proprio in nome di quel calo demografico che ormai viene presentato come alibi per fare cassa anche sul sistema scolastico. E quando in realtà, appunto, i dati che vi dicevo prima, sono dati dell'anno scorso, ma non penso che siano cambiati granché, l'anno scorso il Ministero ci ha comunicato che meno del 93% dei bambini frequentano la scuola dell'infanzia. È evidente quindi che rispondere dicendo sono diminuiti e quindi diminuiamo gli insegnanti significa non fare niente per recuperare quei bambini che sono, quelle bambine che sono escluse. Quindi io credo che due cose devono andare assolutamente di pari passo. L'intervento dal punto di vista degli spazi, dal punto di vista edilizio, dal punto di vista della qualificazione degli ambienti, appunto, in parte della costruzione e in parte della qualificazione degli ambienti, ma nello stesso tempo anche dare le risorse necessarie proprio per farle funzionare poi, insomma, no? Per cui contenitore e contenuto, si dice sempre, devono andare sicuramente di pari passo, insomma, perché comunque la qualità dell'offerta formativa si fa su questa cosa. Per quello che riguarda l'Italia a due velocità di cui parlavi, è questo un problema che riguarda molto, diciamo così, i nidi. Riguarda i nidi, dove c'è davvero una disparità incredibile, insomma, tra le regioni del nord e quelle del sud, ma all'interno delle stesse regioni del nord, anche tra province e province, per esempio, insomma, no? Quindi, ecco, dal punto di vista della frequenza, dei numeri, diciamo, c'è meno disparità sulla scuola dell'infanzia, che più o meno le percentuali sono abbastanza omogenee, salvo poi però avere delle zone d'Italia dove l'orario antimeridiano, quindi con una compressione dei tempi che dicevamo è uno chiaramente degli elementi dequalificanti, ecco, quindi l'orario antimeridiano è più diffuso appunto laddove c'è anche un problema grosso di strutture e di servizi, insomma. Grazie Emanuela. Se non ci sono ancora domande, interventi, se no possiamo anche chiudere a questo punto l'incontro. Ringrazio tutti per la partecipazione. Se vi vengono in mente delle necessità, voglia di approfondire dei temi, fatecelo sapere. Cercheremo di organizzare incontri ogni volta che riceveremo delle sollecitazioni, perché ci teniamo a essere presenti nelle scuole, non solo come a livello di soluzione ai problemi personali o per vertenze sindacali, ma proprio per riuscire a approfondire noi, ma anche insieme con voi, le tematiche proprio della scuola e lo stare dentro le scuole. Grazie a tutti. Sull'onda del ringraziamento, prima della chiusura che fa adesso Cinzia, volevo esprimere il mio apprezzamento, il mio ringraziamento per la FLC per aver costruito comunque un momento specifico, spero che ce ne saranno molti altri, dedicato all'ordine della scuola dell'infanzia.
Allora, io soltanto una nota di servizio, visto che siamo in chiusura, volevo soltanto ricordare a tutti coloro che sono collegati, a chi è in sala, che l'attestato verrà inviato via mail allo stesso indirizzo col quale vi siete iscritti a questa mattinata, quindi state tranquilli, nell'arco di questa giornata o al massimo lunedì mattina lo invieremo. Quindi cosa dire, ci salutiamo. Io ringrazio Manuela Calza, segretaria nazionale della FLC-CGIL, per averci dato la sua disponibilità e per averci dedicato buona parte della sua mattinata. Ringrazio Martina Piccioni in collegamento, che tra l'altro, oltre ad essere insegnante ovviamente dell'infanzia nell'Istituto Comprensivo di Biella, è una collega, compagna del coordinamento regionale per l'inclusione della FLC, quindi la saluto, ci incontreremo ancora perché abbiamo delle cose che dobbiamo avviare. Ringrazio tantissimo Elena, che oggi ci ha portato veramente un contributo estremamente interessante, e quindi penso che ci vedremo ancora, perché ormai sei nella nostra rete, quindi esatto, RS1, quindi ormai ti abbiamo incastrato, quindi ringrazio tutti per la partecipazione e a presto risentirci, perché stiamo preparando un incontro per la scuola primaria su questi temi, ma per la secondaria di primo grado, quindi come dicono i giovani, restate collegati e riceverete le nostre notizie. A presto e buona giornata a tutti e buon lavoro. Grazie. Sentiamo ancora con grazie. Interrompiamo la registrazione grazie. E ancora con la canzone di Fiorella Pino, appunto.